Si sa, arriva l'estate e per chi non ha i climatizzatori ha bisogno di comprare un suddetto ventilatore. E qui ci ritroviamo a dover scegliere quale ventilatore sia migliore per la nostra casa, per il nostro rifugio, per la nostra vita. Bene, ragazzi, c'è chi su YouTube ha fatto la scelta sbagliata. Uno di quelli credo di essere io. Dopo Zeb89 con il suo Zephyr, noi siamo andati a scovare un altro ventilatore che è pari allo Zephyr, ma è di un'altra marca e costa fottutamente ugualmente uguale, che vuol dire che costa 80 euro circa. E allora noi andiamo a fare una piccola recensione del ventilatore Beyond, direttamente dal Bricofer vicino casa. Bene ragazzi, eccolo qua. Come vedete, il design è praticamente uguale a quello dello Zephyr. Abbiamo questa sorta di gabbia metallica con un cerchio in mezzo con la scritta della marca della Beyond. Quindi notate il rumore è sempre uguale. Vedete? Lo vedete? Ok. Io già l'ho attaccato. Come vedete, ha la base molto pesante e stabile. Nulla da dire a riguardo. Cioè, va bene. È un po' troppo grande forse per chi ha spazi piccoli, però va bene uguale. E le pale sono abbastanza grandi, sono 4 pale. Ovviamente ragazzi, non fate l'errore di montarle al contrario, altrimenti non arriverà aria. Comunque, cosa dire di questo ventilatore? Ha cose buone e cose cattive, dei pro e contro. Allora, ve li dico subito e poi ve ne accorgerete. Allora, i pro: è molto stabile, nel senso che prima di farlo cadere, per davvero, dovete partagli addosso. E le pale sono molto grandi, quindi muovono parecchia aria se montate bene, ragazzi, non insomma, come sapete voi. E ha tre velocità, si può muovere con tutti gli altri ventilatori. E il contro è che, nonostante sia montato bene tutto quanto, fa parecchio rumore, ragazzi. Fa comunque parecchio rumore se le ventole sono montate al posto giusto. Certo, se le montate al contrario fa un rumore della Madonna, però va, anche così fanno parecchio rumore. Ora profumiamoci proprio. Sentite l'eco, capito? Proprio, come fa così, proprio, capito? Sentite l'eco della potenza dei watts di Cristo proprio. Allora, prendiamo questo ventilatore, anche un manico per tenerlo su, che non serve un cazzo, però va bene, si può regolare anche l'altezza. Lo attacchiamo alla presa della corrente, che ovviamente è nascosta nel bagno, capito? E poi andiamo a mettere la velocità a 1. Senti, espleta le tue funzioni. Aggradati, aggrazia il potere del vento. No, non ho capito. Madonna, ma questo è un ventilatore. Madonna, a velocità 1. Cioè, no, per carità, ah, che bello, per carità, però, ma ce lo voleva, no, raga, tira un sacco di aria, però, ragazzi, cioè, no, faccio vedere. Senti proprio a culo, bro, non si sente un cazzo. Wow. Madonna, su, dice proprio.
Direi che questo ventilatore è proprio schifo. No, però lo sentiamo alla velocità 2. Notare, sta partendo un elicottero da 2 metri di distanza. No, 3. Proprio sbrocca proprio. Ah, tipo Super Saiyan. Ah. Niente che. No, no, senti che roba! Senti che roba! No, non so se rendo l'idea. Cazzo, nonostante sia montato bene, le pale sono giustamente connesse tra di loro. Cioè, io non so come dirvelo, ragazzi. Per carità fa aria, però ragazzi, prima di mettere in commercio queste cose, assicuratevi che almeno non facciano un casino della Madonna come questi, ragazzi. Cioè, è qualcosa impressionante. Comunque, vabbè. Come ha fatto Zeb, faremo la prova del fiammifero, del fuoco. Io ho qui un accendifuoco. Come cazzo lo chiamate voi, non mi viene in mente questo qui. Vedete, faccio così e si spegne. E andiamo a provarlo alla velocità 1 e vediamo cosa succede. Velocità 1. Ok, se lo mettiamo proprio davanti al centro un po' si accende, ma se già lo mettiamo qua o ai lati, oddio, forse ai lati qui si accende, vedi? Però appena mi avvicino poco, notare che non si accende, va bene così. Neanche provo alla velocità 2 e 3, ma abbiamo capito che l'aria la emette. Comunque, ragazzi, il problema rimane, perché questo ventilatore costa un cazzo di botto, ragazzi, cioè 80 euro per un ventilatore, ma dove cazzo siamo finiti in Italia? Dove? Che dirvi? Se non... non compratelo, cioè proprio non comprane un altro. Cioè spendi 300 euro per quelli là, proprio quelli... hai visto quelli nuovi senza ventole, senza pale? Quelli che hanno il buco in mezzo, compra quello, paga 300 euro per quello, ma stai lontano da ventilatori simili a questo che, sì, mandano aria ma fanno un casino della Madonna. Cioè, io non riuscivo a sentire la televisione a volume alto con questo di fianco. Cioè, tuttora ce l'ho, cioè non lo posso riportare indietro, va bene così. Però ragazzi, ve lo sconsiglio, ragazzi, se avete un ventilatore, se dovete comprare un ventilatore, non comprate questo genere di ventilatori, perché è una Madonna. Bene ragazzi, per questo video è tutto, io vi saluto, ci becchiamo a un prossimo video without beyond clima.